Quindi, diciamo così, possiamo? Prego, fate. Vai, vai, più forte. Ma che bello. Nella deliberazione del Consiglio Comunale del 3 novembre dell'anno 2016, registrata al numero 37, presenti il sindaco sottoscritto, 15 consiglieri su 16, quindi assente numero 1. Ha presieduto la seduta la vicepresidente Laurieto Clementina Felice nella sua qualità di vicepresidente. Ha partecipato con funzione consultiva e referente di assistenza e ne ha curato la verbalizzazione il segretario dottor Antonio Pasanella. La seduta è tenuta in senso articolo 15 adunanze aperte dal vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Sono stati presenti il Sua Eccellenza Governatore Francesco Savino, dottor Raffaele Mauro, direttore regionale dell'ASP di Cosenza, Don Attilio Moscaldo, Rosina Garofalo, presidente del Consiglio di amministrazione di Casa Serena, il dottor Aldo Foscaldi, direttore ufficio della pastorale della salute della diocesi di Cassano a Lione. In Consiglio Comunale, premesso che la Fondazione Nazionale Gigi Girotti, costituita il 5 maggio 1975, medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, conferita dal Presidente della Repubblica, è intitolata alla memoria dello scrittore e giornalista della Stampa, morto nel 1974 per un bomba di Hodgkin, ricordato per l'esemplare impegno civile e morale che lo portava ad essere malato tra i malati ed ad affrontare la realtà della malattia in inchieste televisive ed articoli sul lungo viaggio del tunnel della malattia. Premesso ancora che la Fondazione Nazionale Gigi Girotti ha lo scopo di estendere il senso vero della testimonianza che Gigi Girotti ha lasciato in eredità in una dimensione culturale, medico-assistenziale e civile, custodendo e promuovendo il miglioramento della professionalità delle strutture oncologiche, ai fini di una sempre più efficace assistenza al malato e contribuendo alla crescita di una nuova coscienza civile per affrontare il crescente fenomeno delle malattie tumorali nella sua complessità. Tra le tante campagne di sensibilizzazione in confronto delle istituzioni e dell'opinione pubblica, detta istituzione promuove la giornata nazionale del sollievo, di concerto con il Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e della Provincia Autonoma, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001, su proposta del Ministro della Salute pro tempore il professor Roberto Veronesi, nel quale la Fondazione suggerì l'idea che sulla Gazzetta Ufficiale numero 163 del 16 luglio 2001 è stato pubblicato il testo della direttiva le amministrazioni pubbliche anche in coordinamento con gli organismi di volontariato nell'ultimo momento di maggio di ogni anno designata giornata del sollievo si impegnano nelle rispettive competenze a promuovere e testimoniare attraverso idonee informazioni tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione. Preso atto che la Fondazione Nazionale Gigi Girotti, con il patrocinio dell'ANCI, riconosce ai comuni che ne fanno richiesta l'attestato simbolico di Città del Sollievo, a testimonianza dell'impegno partecipativo, informativo e formativo nella promozione della cultura del sollievo, dell'adesione alla giornata nazionale del sollievo, nonché del requisito di avere sul proprio territorio realtà sociosanitarie dedicate alla ricerca, al ricovero, alla cura, all'accoglienza della persona sofferente, la cui dignità è un valore inalienabile da rispettare sempre. Constatato che la città di Cassano a Lione, il suo ospedale, ove è collocato l'ospice San Giuseppe Moscani, prima struttura di questo genere sorta in Calabria ed unico centro residenziale di cure palliative dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, sono da anni al servizio dei malati terminali o in fase avanzata di malattia delle loro famiglie, che la struttura è organizzata per dare conforto ed assistenza psicologica, sociale e spirituale ai malati e agli stessi familiari, nella piena tutela della privacy e consentendo, senza limiti di orario, l'accesso a familiari ed amici. Che grazie alla benegazione di medici, paramedici, ausiliari che quotidianamente con l'apporto dell'Associazione Volontaria Ospedale AL si spendono per lenire il dolore non solo fisico
di coloro che sono giunti alla fine del percorso terreno, l'Hospice San Giuseppe Muscati Cassano si è classificato tra le eccellenze del campo delle strutture sanitarie nate per dare sollievo alla sofferenza. Il Consiglio Comunale ha rilevato che l'intenzione del Comune di Cassano Leonio avanzata formale richiesta alla Fondazione Nazionale Gigi Girotti al fine di poter aderire e partecipare ad iniziative in veste di città del sollievo. Ritrovato inoltre che il Comune di Cassano Leonio intende intraprendere il sostanziale cammino verso il conferimento del titolo di città di sollievo per rivestire appieno un ruolo nelle diverse iniziative proposte alla Fondazione e dalla rete delle città aderenti. Il Consiglio Comunale ha preso atto della relazione dell'assessore Oriolo e dell'impatto in atto al quale sono intervenuti i consiglieri Alfano, la Regina, Salmena, Tufaro, Notare Stefano, il dottor Mauro, il dottor Foscato, la dottoressa Globo, presidente di Casa Serena, il sindaco e Sua Eccellenza, Monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano a Lione. Per tutte le ragioni espresse, visto il parere del responsabile del settore affari generali, ad un aumentato voto, visto il decreto legislativo numero 267/2001, di avanzare richiesta di riconoscimento alla Fondazione Nazionale Gigi Girotti per la città di Cassano a Lione a città di sollievo. 2. Di chiedere formalmente alla Fondazione Gigi Girotti di Roma di partecipare alle iniziative promosse dalla stessa in veste di città del sollievo. 3. Di impegnarsi a partecipare e a coordinarsi per i progetti che la Fondazione Gigi Girotti programmerà in futuro, demandando alla Giunta Comunale di Cassano Leonio ogni atto dovrebbe proprio ed utile. 4. Di trasmettere il presente atto alla Fondazione Gigi Girotti di dare per i presentati non loro onere per me. Questa è la deliberazione che è stata pubblicata all'albo rettore del Comune e per la parte che ci guarda. Le cure palliative sono la possibilità migliore per curare i malati che si avviano alla fine della loro vita. Sono scienza, ma sono anche attenzione agli aspetti umani, agli aspetti psicologici, agli aspetti spirituali. Oggi sono in grande sviluppo nel mondo perché il mondo sta cambiando, ci sono sempre più anziani e ci sono tante persone che hanno questo tipo di bisogni. L'Italia ha una legge che è una legge all'avanguardia per molti aspetti, è una legge che non è ancora applicata in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ci sono grandi margini di miglioramento. Qual è l'obiettivo delle cure palliative? È stare accanto ai malati, migliorare la loro qualità della vita, controllare i sintomi, ma stare accanto anche ai familiari che hanno bisogno. Chi le fa le cure palliative? Le fanno tutti i medici e poi ci sono dei medici specializzati in questo tipo di cure, gli infermieri, gli psicologi, delle équipe di professionisti che lavorano per i casi più complessi, dedicandosi all'attenzione a queste persone. Qui a Cassano c'è un hospice, è un hospice che lavora da molti anni, un hospice che lavora bene, che oggi ho visto per la prima volta, conosco il dottor Nigro da anni, so qual è il suo impegno e qual è l'impegno di tutti coloro che lavorano con lui. Oggi è stata una bella giornata e credo che questo da oggi possa partire nuovamente degli sviluppi importanti per le cure palliative di questo territorio.